un azionariato popolare che preveda due membri nel consiglio di indirizzo della Fondazione Carnevale. Questo è il progetto presentato dal gruppo Amici di Burlamacco per cercare di traghettare la manifestazione attraverso questo periodo difficilissimo da un punto di vista economico e progettuale. Ad illustrare l'iniziativa, Renzo Pieraccini, già vicepresidente della Fondazione dal 2008 al 2012 ed ora membro dell'organizzazione Amici di Burlamacco. Al momento sono stati raccolti più di 10.000 euro da mettere a disposizione della Fondazione, qualora il progetto venga approvato. Un modo, secondo i membri dell'associazione, per affiancare la Fondazione e far sentire la voce della società civile all'interno dell'organo di indirizzo del Carnevale. Durante la presentazione dell'iniziativa non sono mancate le stoccate verso le associazioni di categoria, accusate di troppo immobilismo, in un momento in cui invece c'è bisogno di rimboccarsi le maniche e lavorare tutti insieme. Questo progetto Carnevale Vivo, portato avanti da un gruppo di amici, gli amici di Burlamacco, intende far ripartire il Carnevale di Viareggio. Come? Attraverso quello che è la forma statutaria che prevede la partecipazione all'interno del consiglio di indirizzo della Fondazione Carnevale di soci partecipanti. Ecco, in pochi giorni noi abbiamo raccolto una cifra importante, che questa cifra verrà messa a disposizione della Fondazione Carnevale attraverso appunto l'utilizzo dei soci partecipanti. Quindi entreremo in fondazione per portare avanti i nostri progetti, in primis il discorso proprio dell'azionariato popolare, quindi incentivare l'azionariato popolare, ma non solo. Diciamo che le iniziative saranno quelle di intercettare gli sponsor, di avere un rapporto diverso con le scuole cittadine e soprattutto di fare delle manifestazioni che rendano il Carnevale di Viareggio sempre più conosciuto, a iniziare dal Carnevale estivo che riteniamo imprescindibile.